Spinti verso l'alto da poderose forze tettoniche, i vulcani delle Ande settentrionali continuano a crescere. E con loro anche le montagne che li circondano. In questo modo nascono nuovi paesaggi in cui la vita può tentare la sorte. I rovesci tropicali hanno scavato i rilievi fino a creare valli molto profonde. Il risultato è una serie di habitat incredibilmente diversi tra loro, ognuno dei quali si evolve in modo proprio. Nella foresta pluviale ecuadoriana si trova una straordinaria varietà di colibrì. La maggior parte dipende da un'unica risorsa, il nettare delle piante. A causa del metabolismo estremamente veloce, devono rifocillarsi ogni 10 minuti. Nella foresta ci sono talmente tanti fiori che a un colibrì basta un territorio di appena un decimo di ettaro per sopravvivere. Quando le Ande si formarono, gli antenati dei colibrì furono separati gli uni dagli altri. Isolati all'interno di valli profonde, si sono evoluti in centinaia di specie diverse. Alcuni, come il coda a spatola, vivono soltanto in un remoto ambiente peruviano. Una femmina si posa per assistere a un'esibizione. I maschi possiedono soltanto 4 piume della coda che impiegano per ottenere un effetto magico. In due competono per impressionare la spettatrice. Come preludio ruotano le piume della coda. Ma si tratta soltanto di un riscaldamento. Presto avrà inizio la vera danza. Chi dei due riuscirà a conquistare la femmina? Purtroppo nessuno ha fatto colpo. Ogni specie di colibrì delle Ande tropicali vive in una nicchia separata dal mondo circostante,